Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lui, PXN V10, il miglior volante secondo me per entrare nel mondo della simulazione. Sì, perché lui vi trasporta nel mondo della simulazione con il giusto rapporto qualità-prezzo, ma con le sensazioni di guida che ci deve trasmettere un volante per simulatore. Sì, perché questo volante della PXN con force feedback, ragazzi, è davvero tanta roba in una fascia di prezzo. Ovviamente entry level intendo prima di entrare nel direct drive. Qui non parliamo di un direct drive, qui parliamo di un volante con ingranaggi e cinghie, ed è proprio, diciamo, l'ultimo step prima di entrare nel direct drive. Ma questo kit, ragazzi, è davvero tanta roba, perché abbiamo volante con una forza di 3 Nm, pedaliera con acceleratore, freno e frizione, con molle con 3 colori diversi, vedete, perché ogni molla ha una durezza diversa e sono anche regolabili. E poi abbiamo al suo interno anche il cambio ad H. Ma prima di vederlo tutto nel dettaglio, direi di non perdere altro tempo e di vedere cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Ed ecco qua tutto il kit del PXN V10. Allora, partiamo da quello che è la ruota, ragazzi, davvero davvero bella. Sì, perché il materiale di cui è rivestito è una specie di simile alcantara che al tatto è davvero piacevole e lo rende davvero molto racing. Anche le cuciture rosse lo rendono altrettanto racing. I tasti ovviamente sono simili a quelli di un joypad, perché questo volante, ragazzi, è compatibile con tantissimi dispositivi. È compatibile con PC, Xbox One, Xbox Serie X, Xbox Serie S e PS4. Gli manca solo la PS5, ragazzi. Se questo kit era compatibile anche con PS5, era il top dei top, perché con un volante solo avevamo la possibilità di utilizzarlo praticamente su tutto. Peccato di questa piccola mancanza, perché con altre marche tipo il Logitech bisogna acquistare il volante adatto al dispositivo a cui vogliamo andarlo a collegare, mentre questo è compatibile con più dispositivi comprando ovviamente un unico dispositivo, e questo è sicuramente un altro plus per questo V10. I tasti, come vi dicevo, hanno la disposizione praticamente di un joypad. Anche a livello di click sono simili a quelli di un joypad. Nella parte posteriore abbiamo le palette del cambio e della frizione, un'altra cosa davvero interessante. Sì, perché nei prodotti entry level non abbiamo normalmente la leva del cambio e della frizione, ma abbiamo solo quella del cambio, come succede per dire con il Logitech G23 o via dicendo. Qua invece abbiamo 2 leve, quindi abbiamo cambio e frizione che possiamo utilizzare anche al volante, e questo è davvero utile ed interessante per un volante in questa fascia di prezzo. Qua abbiamo i contatti che andranno ad inserirsi nella base, poi con questa ghiera andremo a fissare la ruota alla base, quindi avremo il nostro volante PXN V10 pronto per essere utilizzato. Qua davanti la struttura è in metallo, mentre la parte posteriore qua è in plastica. Poi sicuramente un altro aspetto è la parte qua sotto, non rotonda, ma abbiamo il lato piatto qua sotto che lo rende davvero molto molto racing, come anche questo anello di color bordeaux come la cucitura. Quindi questa è la ruota e devo dire che mi è piaciuta davvero davvero tanto. Ovviamente il cambio non è un cambio magnetico, perché stiamo parlando sempre comunque di un prodotto entry level, ma devo dire che si comporta davvero bene e non sbaglia mai un colpo. Dopodiché andiamo a vedere quello che è la parte importantissima del nostro volante PXN V10, che cioè la parte in cui abbiamo i motori, le cinghie e gli ingranaggi. Questo, diciamo, corpo è davvero importante per quanto riguarda il peso, davvero molto pesante, anche perché abbiamo questa piastra di metallo che ci permette di fissarlo ad una struttura di simulazione, o altrimenti in dotazione abbiamo questi che sono i supporti per andare a fissarlo ad una scrivania. Quindi abbiamo la possibilità ovviamente di scegliere come andare a fissare il nostro PXN V10, scrivania o una struttura per simulazione. In più qua sul fianco, andando ad allentare questa vite e questa, avremo la possibilità di inclinare la base per dargli l'inclinazione che vogliamo al volante. Anche questo, ragazzi, è un dettaglio da non sottovalutare, che altri volanti con le stesse caratteristiche della stessa fascia di prezzo non hanno. Soprattutto anche quando lo fissiamo ad una scrivania possiamo decidere l'inclinazione che vogliamo. Abbiamo tipo 5 tacche di inclinazione. Nella parte posteriore abbiamo una presa per il cavo del cambio ad H, che dopo vedremo. Abbiamo un interruttore che ci fa passare dai 900 gradi di rotazione del volante a 270, quindi con un click possiamo switchare da 900 a 270. Dopodiché qua abbiamo la presa per
per la pedaliera e qua la presa per l'alimentatore e poi abbiamo il cavo USB per andare a collegarlo al nostro PC. Lui è una base che ha una coppia di 3 Nm, quindi una coppia non esagerata, ma è quella che si ha normalmente con i volanti con force feedback che non siano direct drive. Però devo dire che mi piace davvero tanto, infatti dopo lo proveremo insieme. Le sensazioni di guida sono davvero impressionanti. Per chi normalmente ha giocato con un joypad, passare a questo PXN V10 vi lascerà a bocca aperta, ve lo posso garantire. O anche per chi magari fino adesso ha usato un volante che magari costava 70-80 euro, quindi senza force feedback, il classico volantino base, qua ragazzi passa già a qualcosa che gli trasmette delle sensazioni a livello di simulazione davvero incredibili. Lui non è silenziosissimo, che quando lo stiamo utilizzando si sentono molto gli ingranaggi, le cinghie, soprattutto si sente appunto un rumore di movimento che però non ci dà fastidio, però sicuramente non è silenziosissimo, però riesce a trasmetterci davvero tantissime emozioni e soprattutto tantissime sensazioni alla guida. Dopodiché passiamo a quello che è un'altra parte davvero interessante, la pedaliera, super importante per quanto riguarda le dimensioni. Guardate quanto è grossa, abbiamo questa parte in cui appoggiamo il tallone che è una piastra d'alluminio che lo rende davvero molto racing, gli dà un aspetto molto accattivante. Poi abbiamo i pedali anche loro in metallo per quanto riguarda la parte in cui andremo ad appoggiare il piede, e devo dire che sono incredibilmente grossi, guardate che dimensioni che hanno per quanto riguarda la dimensione di appoggio del piede. Dopodiché qua dietro abbiamo la parte in cui potremo andare a regolare la durezza di questi pedali. Vedete che abbiamo 3 molle di 3 colori diversi perché ogni molla comunque ha una durezza diversa. L'acceleratore ha una molla morbida, poi abbiamo quello che è il freno con una molla rossa che è molto più resistente, infatti guardate anche le dimensioni del filamento della molla come sono diverse una dall'altra, e poi abbiamo quella della frizione che anche lei è morbida, però quello più morbido è sicuramente quello dell'acceleratore. Queste molle sono regolabili in compressione, un'altra cosa che altre marche in questa fascia di prezzo non hanno, quindi andando ad avvitare questa ghiera in plastica andremo ad indurire ovviamente la pressione del pedale perché la molla andrà a comprimersi. Infatti vedete che io in quello del freno ce l'ho tirata al massimo, praticamente sono arrivato a fine corsa di quello che posso arrivare per andare a comprimere la molla, perché comunque il freno deve essere molto molto duro per darci un'idea più realistica e soprattutto riuscire a gestirlo meglio quando lo utilizziamo. Però anche tirata al massimo io l'avrei preferita ancora più dura, quindi secondo me andava messa in confezione magari una molla aggiuntiva più dura che avremmo potuto sostituire per avere la possibilità di avere qualcosa di ancora più cattivo dal punto di vista della durezza della pressione, anche se così come vedete è duro, faccio fatica a schiacciarla, però col piede ovviamente si fa un po' meno fatica, però vedete questa come morbida, questa anche, e questa comunque è dura, però avrei preferito avere la possibilità di arrivare ad uno step ancora più cattivo. Poi abbiamo la possibilità anche di inclinare i pedali andando ad allentare queste viti, avremo dei buchi spostati in cui potremo andare ad inclinare anche i pedali, quindi in base a come avremo l'inclinazione della pedaliera potremo andare ad inclinare anche i pedali. Anche questa è una cosa che ragazzi non ce l'hanno tutti, soprattutto di prodotti in questa fascia di prezzo, quindi secondo me è davvero molto molto bella la pedaliera, che poi trovo super super performante anche per quanto riguarda le regolazioni. Dopo nella parte posteriore abbiamo la presa per andare a collegarla alla nostra base di guida, e poi abbiamo invece una presa USB, quelle che normalmente si usano per le stampanti, perché utilizzando il cavo in dotazione aggiuntivo potremo, se volessimo, andare a collegarla direttamente al PC, perché se utilizziamo questa presa la collegheremo alla base, se invece utilizziamo questo cavo e andandola a collegare a questa presa potremo avere la possibilità di collegarla direttamente al PC. Poi, una volta vista anche la pedaliera, che secondo me è davvero notevole, passiamo a un altro plus di questo kit, il cambio ad H. Altre marche questo ce lo danno optional, quindi sono quei 50 euro circa che dovremo aggiungere successivamente se vogliamo avere il cambio ad H, mentre qua è già compreso in confezione, e soprattutto è un cambio ad H che mi è piaciuto di più di quello Logitech. Io ho usato tanto Logitech, quindi ho il riferimento
trasferimento, per quanto riguarda il comportamento del cambio, secondo me questo è migliore, nel senso che è più difficile sbagliare marcia. Con quello Logitech ogni tanto si rischia di sbagliare, soprattutto nei momenti più concitati della guida, di sbagliare l'innesto della marcia, quindi di sbagliare appunto la marcia che vogliamo inserire. Questo invece è più preciso e in più ha due tasti qua sopra che possiamo andare a programmare come vogliamo all'interno del gioco, per andare ad aggiungere funzioni oltre a tutti quelli che abbiamo già sulla parte frontale della nostra ruota. Qua ne abbiamo altri due. L'unica pecca negativa che ha secondo me questo cambio è che il fissaggio è solo tramite questa vite di plastica, quindi non c'è la possibilità di andarlo ad ancorare con delle viti direttamente alla struttura della simulazione di guida, ma solo con questa vite in plastica, che ovviamente viene molto utile soprattutto sulle scrivanie, però magari sulle postazioni di simulazione era meglio magari un fissaggio a vite, però devo dire che non mi ha dato problemi, infatti dopo ve lo vediamo nella prova, non si muove minimamente anche con questo tipo di ancoraggio. Però avere la possibilità dei due tipi di fissaggio secondo me sarebbe stato molto utile. Anche qua lo stesso discorso della pedaliera: se usiamo questo cavo in dotazione, questo che adesso vi faccio vedere, che si può andare a svitare e rimuovere, ok, con questo cavo lo andremo a collegare direttamente alla nostra base, mentre se utilizziamo questo cavo che abbiamo comunque incluso in confezione, potremo andare a collegarlo tramite lo USB direttamente al PC. Quindi abbiamo la doppia possibilità anche qua di utilizzo, se tramite la base o tramite il PC, in base appunto se lo vogliamo utilizzare con un volante che non sia questo, stessa cosa la pedaliera, se vogliamo utilizzarlo con un volante che non sia il PXN, possiamo utilizzarla appunto andando a collegare direttamente al PC. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che include questo kit PXN V10 e devo dire davvero davvero notevole. E in più, essendo un volante compatibile sia con i PC che con le console, lui non ha un software di gestione per quanto riguarda la configurazione e le regolazioni, ma si configura tutto tramite lo smartphone. Sì, perché è disponibile l'applicazione PXN Wheel, che ci dà la possibilità di andare, scaricando l'applicazione e lui connettendosi tramite il Bluetooth al nostro dispositivo smartphone, potremo configurare ogni regolazione del volante. Quindi sia che lo utilizziamo su console che su PC, potremo andare a configurare e regolare ovviamente ogni aspetto del nostro force feedback della nostra base di guida. Quindi questa è una cosa che diciamo non è male, perché comunque per chi usa le console, avere anche lui la possibilità di andare a regolare tramite appunto questa applicazione è davvero una cosa da non sottovalutare come aspetto anche questo, ragazzi. Quindi vedete che ha tanti piccoli particolari che gli danno qualcosa in più rispetto ai suoi diretti concorrenti. Poi all'interno dell'applicazione ci sono già dei preset configurati per alcuni simulatori di guida, quindi che ne so, assetto corsa competizione, assetto corsa Formula 1 mi sembra 2023, in cui abbiamo già dei preset preconfigurati da PXN, però ovviamente potremmo andare a creare noi delle nuove configurazioni per il gioco che stiamo utilizzando con i parametri che vogliamo noi, se non ci vanno bene quelli dati da PXN. Però c'è da dire che ovviamente anche andando a regolare alcuni particolari per quanto riguarda il force feedback, non si riesce a stravolgerlo totalmente. Di base lui ha una determinata configurazione a livello di prestazioni per quanto riguarda la forza del motore, la risposta e tutto, e andando anche a regolare certi parametri non riusciamo ad avere magari qualcosa in più che vorremmo avere, soprattutto secondo me per certe situazioni, soprattutto riguardante i cordoli. Ecco, nei cordoli avrei voluto percepire qualcosa in più a livello di forza, mentre per quanto riguarda proprio la guida devo dire pazzesco, si sente benissimo l'asfalto, l'asperità dell'asfalto, il comportamento dell'auto quando l'auto va a spostare il peso in percorrenza di curva, cioè davvero quello tanto, un pochino meno i cordoli, soprattutto quelli molto alti non ti danno quella botta al volante che avrei preferito avere. Però devo dire che è tanta tanta roba comunque per 299 euro, ragazzi. Poi è disponibile su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione con tutte le sicurezze d'acquisto date da Amazon, quindi un prodotto davvero davvero secondo me notevole in questa fascia di prezzo, l'entry level ideale prima di passare ovviamente a un direct drive. Ma detto tutto questo, adesso è arrivato il momento di vederlo in azione, quindi ci spostiamo nella postazione di guida. Per andare a fissare la ruota alla base è semplicissimo, basta vedere dove c'è questa linguetta in plastica che deve andare ad inserirsi in questa feritoia, quindi andremo a fare questa cosa.
Una volta inserito andremo ad avvitare la ghiera in plastica. Perfetto, abbiamo la nostra ruota fissata alla base e pronta per essere utilizzata. Io principalmente lo utilizzo con 4 simulatori: assetto corsa competizione, Le Mans Ultimate e Formula 1 di EA Sport. Quindi questi sono quelli che utilizzo principalmente, poi ovviamente lo utilizzo anche con altri simulatori di rally per quanto riguarda EA Sport o altri simulatori riguardanti magari il mondo dei camion, però principalmente lo utilizzo con questi 4. Adesso lo vediamo all'opera con assetto corsa competizione, poi lo proviamo con assetto corsa classico con il cambio ad H e poi lo proviamo con Le Mans Ultimate, dove vi andrò a spiegare cosa dovete impostare nelle impostazioni del gioco per attivare il force feedback, perché nei due assetto corsa non dovete attivare niente tranne che andare a farvi le vostre regolazioni, che potete fare sia dal gioco che tramite l'applicazione, come vi ho detto a inizio video, che vi permette di configurare e ottimizzare il tutto. Poi per quanto riguarda assetto corsa competizione, assetto corsa chiamiamolo classico, ci sono già dei parametri preimpostati che potete attivare dall'applicazione o configurarvelo come volete, mentre per quanto riguarda Le Mans Ultimate ci sono due opzioni da attivare nel menu del gioco per rendere il force feedback attivo all'interno del gioco. Allora, per quanto riguarda assetto corsa competizione, abbiamo tra le impostazioni dell'applicazione, che ci permette appunto di configurare il gioco, dei preset diciamo configurati, che però ovviamente possiamo modificare o crearne a nostro piacimento, e devo dire che l'applicazione funziona davvero bene, si connette sempre al volante tramite ovviamente il Bluetooth. E ragazzi, anche il discorso della configurazione, il preset preimpostato lo trovo ottimo. Quello che diciamo non mi esalta tantissimo è il fatto dei cordoli alti, ecco, si sentono un po' poco, tipo adesso se io vado su questi cordoli si sentono, ma vedete che questo cordolo è una canalina, diciamo che quello che si percepisce nel volante non è secondo me così forte per da farci capire che siamo in un cordolo impegnato, praticamente lo sentiamo come un cordolo diciamo di quelli seghettati. Poi per quanto riguarda invece il comportamento alla guida, mi piace davvero tanto, è davvero molto molto bello sentirlo, lo si sente bene nelle mani. Adesso vedete questi cordoli seghettati, questi sì mi piacciono, forse avrei preferito qualcosina in più, però già ci siamo. Mentre per quanto riguarda la guida, vi stavo dicendo, devo dire che mi piace molto, l'asfalto si percepisce bene, il cambio diciamo di comportamento della macchina quando va a spostare i pesi, devo dire che mi piace davvero davvero tanto. Poi per quanto riguarda invece la pedaliera, mi piace l'acceleratore, mi piace la frizione, entrambi regolabili per quanto riguarda le molle, come abbiamo visto a inizio video. Per quanto riguarda il freno, mi piace sì il discorso di come si comporta, però avrei preferito una molla più dura. Per quanto si abbia la possibilità di tirare la molla, anche tirata al massimo, avrei preferito qualcosa di più duro, o meglio qualcosa che si poteva regolare in maniera ancora più decisa. Adesso non fate caso a come sto guidando, sto mettendo un po' le marce a caso perché sto parlando, però ragazzi devo dire davvero davvero un volante che ci dà un gusto incredibile. Anche poi questa ergonomia e soprattutto il materiale di questo finto Alcantara danno un piacere nel tenere in mano questo volante davvero incredibile, e sensazioni sono davvero davvero positive. Adesso direi di uscire da questo assetto corsa competizione e di entrare in Le Mans Ultimate. Come vi dicevo, in Le Mans Ultimate per attivare il force feedback dovete andare ad attivare due opzioni: entrare in impostazioni, comandi, force feedback, e andare ad attivare inverti force feedback, quindi andiamo a mettergli sì, poi scendiamo in basso e andiamo ad attivare usa effetto forza sterzata costante. Queste sono le due opzioni che dovete attivare per avere il force feedback attivo in Le Mans Ultimate, mentre in assetto corsa non dovete attivare nulla tranne che fare le vostre regolazioni per renderlo più adatto alle vostre esigenze. In Le Mans Ultimate lo trovo ancora più interessante, mi dà l'idea che ci trasmette ancora più sensazioni
sensazioni rispetto ad assetto corsa competizione, cioè davvero mi piace un sacco in Le Mans Ultimate. Infatti qua le percezioni dell'auto sono ancora, diciamo, maggiori rispetto a assetto corsa competizione. Per quanto riguarda invece i cordoli, no, siamo più o meno sulla stessa falsa riga di assetto corsa competizione, quindi quello che sentiamo a livello di cordoli, e o meglio quello che ci trasmettono i cordoli, siamo più o meno sullo stesso piano. Però per quanto riguarda invece le sensazioni di guida e il comportamento che ci dà la macchina con quello che sono le imperfezioni dell'asfalto, lo spostamento del peso della macchina in curva, tutto questo viene trasmesso secondo me ancora meglio che in assetto corsa competizione, almeno per quanto mi riguarda, è per la mia opinione, per, diciamo, i miei gusti personali. Non state comprando un volante che vi può trasmettere qualsiasi tipo di cosa succeda sull'asfalto, ma vi posso garantire che vi dà un gusto incredibile. Secondo me nessun volante entry level con force feedback a questo livello, a questo prezzo, con un kit così completo, perché ragazzi qua abbiamo comunque anche un cambio ad H incluso in confezione, quindi a 299 euro, acquistabile su Amazon con tutte le garanzie date da Amazon, direi che è un prodotto davvero molto interessante per un rapporto qualità prezzo davvero notevole. E anche per quello che, per quanto riguarda secondo me i materiali, la costruzione, lo trovo un volante super interessante. Quindi dopo avervi fatto vedere cosa dovete fare con Le Mans Ultimate per andare ad attivare il force feedback, adesso direi di uscire anche dalle Mans Ultimate e di entrare in assetto corsa, dove proveremo con il cambio ad H la Hyundai Stradale i20N al Nürburgring Nord Shuffle. Quindi adesso abbandoniamo Le Mans Ultimate e entriamo in assetto corsa. Ok, ci siamo teletrasportati in Germania al Nürburgring Nord Shuffle. Lo facciamo con la Hyundai i20N, dove N sta per Nürburgring, perché qua la Hyundai testa tutte le sue auto da corsa. Quindi Hyundai i20N Stradale, cambio ad H, perché ragazzi qua in confezione, come abbiamo detto, abbiamo anche il cambio ad H, e devo dire che funziona davvero davvero molto molto bene, con anche due tasti programmabili come abbiamo visto inizio video. E devo dire un cambio ad H che mi è piaciuto davvero molto, meglio sicuramente di quello Logitech che io ho provato, ho utilizzato tanto, ma questo secondo me è più preciso e funziona davvero davvero meglio di quello Logitech. E in più qua è in confezione, non dobbiamo acquistarlo separatamente. Partiamo con la nostra Hyundai 20N, con anche la frizione ovviamente, che col cambio ad H si utilizza anche la frizione, e come vi ho detto la trovo davvero molto piacevole per quanto riguarda le sensazioni. In più con anche una molla regolabile, anche questo discorso delle molle regolabili non è da sottovalutare, perché ci dà la possibilità di rendere tutti e tre i pedali più adatti alle nostre esigenze, anche se ripeto avrei preferito una molla più dura per quanto riguarda quello del freno, che è sì più dura rispetto alle altre due, perché le tre molle hanno una durezza diversa una dall'altra, ma quella del freno, che è la più dura, l'avrei preferita ancora più dura, nel senso con più possibilità di andare a regolarle in maniera più decisa in caso uno volesse. Quindi adesso ovviamente il Nord Shuffle è difficilissimo mentre si parla, perché è già difficile quando non si parla, figuriamoci mentre sto parlando. Però vedete il cambio d'H come sempre preciso, è molto molto preciso e ci dà un gusto nella guida pazzesco, anche la frizione la trovo davvero piacevole. E poi questa i20N, che ragazzi tanta roba, guardate che bello il cambio ad H. Guidare le auto col cambio ad H dà sempre un gusto, ovviamente è più facile pilotare con le palette, ma il cambio ad H ha un fascino incredibile. Poi comunque le auto che hanno il cambio ad H vanno utilizzate col cambio ad H, perché è inutile utilizzare le auto che hanno il cambio ad H con le palette. Dove finisce allora a quel punto la simulazione? Non è più simulazione. Quindi ragazzi, questo è quello che diciamo ci riesce a trasmettere lui, il Pixen V10, per quanto riguarda ovviamente tutte le sue caratteristiche, e devo dire che è tanta tanta roba.
guardate che spettacolo, guardate che spettacolo la Hyundai 20N con il cambio ad H. Quindi ragazzi, le mie conclusioni sono che questo PXN V10 è un volante davvero davvero top, ovviamente top come entry level, ma entry level non vuol dire è un volante diciamo base, no, entry level per diciamo il passaggio prima di arrivare a un direct drive. Per chi non vuole fare un investimento di arrivare ad avere un direct drive perché utilizza un volante in maniera sporadica, perché si vuole divertire, perché lo utilizza con le console, anche perché vi ricordo che lui è compatibile con PC, Xbox One, Xbox Serie X, Serie S e PS4, non è compatibile solo con PS5, almeno attualmente non lo è, però è compatibile con tutti questi prodotti e questo ovviamente è un plus in più, perché con un volante solo lo possiamo abbinare a più diciamo dispositivi. L'unica pecca è che non ha la PS5, peccato, se avesse avuto anche la PS5 ragazzi non aveva rivali, perché con un volante solo lo potevate utilizzare praticamente con tutto. Per quanto riguarda ovviamente, come vi ho detto, la sua costruzione, il suo comportamento, lo trovo davvero incredibile per questa fascia di prezzo, perché parliamo di 299 euro, acquistabile su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione con tutte le garanzie date da Amazon e in più con il cambio ad H ragazzi incluso in confezione, quindi anche questo è un plus da non sottovalutare. E anche il discorso di avere le leve della frizione anche al volante, oltre che a quelle del cambio, anche avere la leve della frizione è qualcosa che ovviamente è qualcosa che ragazzi lo rende un volante davvero davvero adatto a tutte le esigenze per quanto riguarda le configurazioni e gli stili di guida. Io personalmente l'ho trovato superiore al Logitech G23, G20, G serie G. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato le mie considerazioni, le mie opinioni e la mia prova del PXN V10 volante con force feedback l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, anche di lui arrivati degli spoiler, tantissime cose riguardanti il mondo della simulazione arrivano su Instagram e anche su TikTok. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche di lui ovviamente se sarà in sconto su Amazon lo troverete lì sicuramente. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove posto tutti i prodotti che ovviamente non tengo per me ma che rivendo, li rivendo a prezzi davvero molto bassi, sono praticamente nuovi, usati solo per la recensione, quindi se vi interessa date un'occhiata anche a quel canale Telegram. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione come questa, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video, e io adesso vado di tutto gas con i 20N al North Sheffield. Ciao ragazzi!